La cosa importante è quello di salvaguardare l'azienda e di salvaguardare l'indotto dell'azienda, quindi significa mettere presente al riparo i lavoratori, le loro famiglie, e i lavoratori prendere le famiglie, prendere l'indotto. È chiaro che saranno necessari alcuni sacrifici sui quali l'azienda ha discusso e sta discutendo con i sindacati. Non è previsto, diciamo, alcun licenziamento, ma sono previste in questo momento tutta una serie di azioni che consentano appunto di accompagnare la fuoriuscita, oppure utilizzare tutte quante le forme di legge che consentono appunto di proteggere i lavoratori. È chiaro che questa azienda ha bisogno di essere un po' riequilibrata, perché noi abbiamo bisogno di più autisti, abbiamo bisogno di più mezzi, più autisti per strada. Prevede però un rilancio di questa azienda, quindi utilizzare una criticità per farla diventare un'opportunità, un'azienda che auspichiamo essere efficiente all'interno della legalità, dove la terza direttrice, che il terzo millennio bussa alla porta, è quello naturalmente di dare servizi ai cittadini. I lavoratori hanno grandi diritti, auspichiamo naturalmente il mantenimento di tutti i posti di lavoro che abbiamo scritto nel piano, un'azienda completamente pubblica, il mantenimento del livello della sosta in mani pubbliche, ma è evidente che chiediamo uno sforzo per garantire al milione di cittadini napoletani e tutti i turisti che invadono la nostra città un servizio che sia adeguato alla terza città d'Italia, alla prima del Mezzogiorno. Adesso la parola passa al Tribunale, che dovrà pronunciarsi sulla bontà del piano concordatario di ANM presentato ed illustrato oggi alla stampa a Palazzo San Giacomo. Prima di Pasqua si era ad un passo dal fallimento, mentre oggi, dopo 6 mesi di lavoro, è stato prodotto un documento complesso che tocca ogni aspetto dell'organizzazione del lavoro e delle problematiche economiche e finanziarie. Siamo passati da un centimetro dal baratro prima di Pasqua ad un piano che consente di salvare e rilanciare l'azienda pubblica della nostra città, un risultato che credevo anche io a un certo punto non più raggiungibile. Ci sono tutte le condizioni per arrivare a fine anno in una condizione addirittura di parità di bilancio, tutte le condizioni per dare tranquillità finalmente ai lavoratori e, consentitemelo soprattutto, tutte le condizioni, qualora il Tribunale dovesse condividere questo percorso, da avere da dopo l'estate un servizio più efficiente. Ovviamente ci sono anche delle azioni molto dure, perché non è più il tempo delle sacche di inefficienza, non è più il tempo di consentire un'evasione alta, non è più il tempo di una volta, soprattutto perché, pur essendo ancora la funzione regionale, è l'unica città d'Italia in cui il comune si fa parte principale del finanziamento dell'azienda, addirittura nella stessa misura economica della regione. Se le cose vanno come devono andare, noi potremmo dire da qui a qualche tempo che Napoli riesce non solo a salvare, ma a dimostrare che pubblico si può fare in modo trasparente, in modo efficace, garantendo lavoratori, qualità del servizio e pubblico.